Consigliere, non le chiedo un parere da un punto di vista politico, glielo chiedo da uomo. La vicenda Fabo come la considera, come la valuta? La vicenda Fabo è una vicenda molto toccante, una vicenda che va al di là delle ideologie, che va al di là delle posizioni partitiche, ma tocca la sfera di ciascuno. Porre dei giudizi è un qualcosa di impossibile, è un qualcosa di ingiusto. Nessuno di noi può giudicare la scelta che questo ragazzo, questo giovane uomo ha fatto nella grande sofferenza dopo l'incidente che ha avuto. È giusto che la politica si interroghi, ma è giusto che la politica si interroghi in assoluta e totale serenità, senza steccati e senza barriere ideologiche. Non è facile fare un provvedimento normativo, non è facile soprattutto farlo in Italia, dove in una situazione in cui molto spesso il Parlamento fa le leggi, ma queste leggi vengono stravolte, interpretate, rinnovate da una presenza troppo dilagante a livello interpretativo della magistratura, sono tutti interrogativi che devono essere posti, che devono essere strettamente valutati. La riflessione ci deve essere. Non sono pregiudizialmente contrario ad un intervento legislativo, ma questo intervento legislativo dovrà essere un intervento legislativo, se mai ci sarà, fatto in tutta coscienza, tutta serenità e soprattutto lasciando togliendo qualsivoglia discrezionalità in capo alla magistratura. Non potrà essere un intervento legislativo che legittimi interferenze di campo con la magistratura, dove debba essere un giudice a decidere della vita o della morte di una persona. La politica italiana oggi ne è capace. Io ho dei dubbi, vedendo la pochezza molto spesso del legislatore romano, ho fortemente dei dubbi, ma ripeto, è giusto parlarne, però mi sia consentito, il parlarne non deve essere un motivo per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica da tanti gravi motivi, l'occupazione, il lavoro o l'economia, che invece oggi il governo e il Parlamento stanno tralasciando, e abbiamo i giornali inondati da questa questione.